Il signor Regno Di Filippo, coadiuvato dagli assistenti Cinquino e Di Tommaso, dirige la semifinale di andata tra CTV e Prosacco, valevole per l'assegnazione del titolo provinciale over 40 della Wisp Pescarese. Pochi minuti ed un lancio innesca la velocità del bomber ferrante, il cui diagonale viene neutralizzato sul primo palo dall'ottimo Pier Domenico. Al ventesimo la chiave del match, la Monaca tira su di sé due avversari, taglio di Triscioglio e Porcu travolge l'esterno offensivo di CTV per un rigore solare. Di Filippo non ha dubbi ed indica il dischetto, Stefano Bellè non ha timori e con freddezza sigla dagli 11 metri il gol che risulterà decisivo ai fini del risultato. Gli animi si infiammano e al 22esimo un calcione di Pier Felice su Emiliano Ferrante fa scorrere le lancette per almeno 4 minuti, con il giallo al centrocampista della Prosacco e il rosso al dirigente Sabatino Palestino a corredare il tempo trascorso. Gli unici squilli della Prosacco nella prima frazione portano la firma di Matteo Pomponi, che dalla media distanza impensierisce due volte il sempre ottimo Gianmarino. Ad inizio ripresa Cignelli dribbla e cerca un penalty che non c'è, mentre sul versante opposto Masciovecchio ricama per Bellè, ma Pier Domenico ipnotizza il numero 7 di CTV a ridosso dei 16 metri. La Prosacco inizia però a premere sull'acceleratore, non riuscendo tuttavia a creare clamorosi grattacapi, con la difesa di CTV che fa buona guardia e con Gianmarino chiamato all'ordinaria amministrazione. A 15 dal termine la Monaca conquista il secondo giallo per un fallo su Pomponi e lascia in 10 i campioni in carica. Da diffidato avrebbe comunque saltato alla semifinale di ritorno, così come il numero 10 della Prosacco, la cui punizione non lascia ricordi indelebili. Di penalto spessore l'occasione a 5 dal termine, quando Pomponi impatta benissimo la sfera, ma la deviazione di buona fortuna aiuta il compito dell'estremo difensore Gianmarino. Gli ultimi sussulti vengono regalati da un destro di Bellè fuori misura, da una punizione mal calibrata di Pomponi e da un tiro dalla media distanza di Vincenzo Maiorani. Finisce 1-0, la Prosacco al ritorno dovrà fare a meno dello squalificato Pomponi e non basterà battere CTV dopo 68 partite senza sconfitte, occorrerà farlo con due gol di scarto per centrare il clamoroso obiettivo della finale scudetto. Mister Selvaroli proverà l'impresa.